Perché i nativi digitali sono diversi? Sono diversi per una ragione banale. Io identifico i nativi digitali con una cifra chiara di età, cioè tutti coloro i quali non si ricordano quando internet è entrato in casa loro. Se lo chiedo ai miei studenti se lo ricordano benissimo, ce n'hanno 18 di anni, quelli non sono nativi digitali, sono una via di mezzo, si chiamano millennio. Quelli sopra i 25 anni se lo ricordano benissimo, se lo chiedo a mio figlio non se lo ricordano. E probabilmente dove Alberto, figlio di Alberto, uguale. Cosa vuol dire? Vuol dire che costoro sono i bambini che oggi sono all'asilo in parte alla scuola media. Non mi rifiuto di chiamarla superiore di primo grado, ma per ragioni pedagogiche, cioè sarebbe meglio attaccarla alle elementari, no, alle superiori. Comunque, non importa. Costoro sono, i nostri figli sono nati e dentro la galassia internet, come la chiamavano i Castells, cioè nelle case hanno a disposizione una grande quantità di schermi interattivi. Attenzione, gli schermi, non parlo volutamente di computer, perché i computer sono aggeggi che i bambini considerano vecchi, cioè li usa il papà per lavorare e vedono il papà che lavora e quindi sanno, imparano per modeling a usarli per le loro funzioni tecnologiche. Ma loro identificano come device molto più, e molto più spesso il primo device che hanno in mano è il telefono cellulare, cioè dati su bambini da 3-5 anni della Meliponi, quindi insomma non particolarmente di ricerca, però vedete 3-5 anni navigano con i genitori al 36%, questi dati sono di 2 anni fa, se li facessimo oggi navigano di più. Ma con cosa navigano? Navigano con lo smartphone dei genitori e in